un epilogo che è chiaro che non volevamo avere, però bisogna prenderne atto e accettare che l'avversario è stato più bravo di noi e ha meritato, credo, la qualificazione nelle due gare. E noi abbiamo sbagliato la partita, abbiamo sbagliato comunque sicuramente il primo tempo, almeno nell'atteggiamento. Io credo che sia più un fattore di testa, nel senso che non abbiamo approcciato bene, per nulla, e quindi abbiamo subito due reti, abbiamo messo molto in salita la qualificazione, nonostante un secondo tempo di cuore, di voglia, e forse con un pizzico di fortuna si poteva anche riaprire, ma sarebbe stata una reazione di voglia, di cuore, ecco, insomma, quello che ho chiesto a fine primo tempo. Onestamente, non meritava nessuno di finire quest'anno con il primo tempo che abbiamo fatto. Non lo meritava la mia società, non lo meritavano i nostri tifosi e soprattutto non ce lo meritavamo neanche noi. E avevo chiesto solamente l'orgoglio, ho detto usciamo, dobbiamo uscire almeno a testa alta, nel senso facendo un secondo tempo all'altezza della squadra che siamo stati tutto l'anno. Credo che l'abbiano fatto, poi rimane il rammarico che la qualificazione l'abbiamo persa meritatamente e ci sarà chiaramente una rincorsa alle colpe, tutto questo, come è chiaro che sia tutte le volte. Io mi prendo chiaramente la mia responsabilità e non mi stacco dalle mie responsabilità, sicuramente ho sbagliato anch'io. Adesso mi viene difficile fare dei commenti a caldo su determinate situazioni perché anch'io mi capacito poco dei due primi tempi che abbiamo fatto, ecco, tra andata e ritorno me ne capacito un pochettino poco in questo momento perché se fosse solamente una questione atletica, che è la scusa che si utilizza sempre, non credo che avremmo fatto un secondo tempo più migliore. E purtroppo è andata così, siamo molto molto dispiaciuti, tutti, e niente, la stagione è conclusa. Quindi volevamo un altro epilogo, siamo molto amareggiati.